Oggi visiteremo il piano meno 1 della Villa Ceruti. Si tratta di una zona seminterrata, un basement, dove si trova non a caso il tavolo da biliardo. Accanto alla cantina di rari vini che collezionava Francesco Federico Ceruti, sebbene fosse astemio, troveremo la maggior parte delle opere d'arte più contemporanee e più moderne. Accanto quindi ad un bellissimo Manzoni, una Crom di Manzoni, troveremo un'opera di Alberto Burri. È qui dove troveremo anche Andy Warhol. Ma oltre a queste opere d'arte contemporanea, troviamo anche alcune perle, diciamo, dell'Ottocento e dei periodi precedenti, tra i quali figura forse uno dei più bei nudi di Boldini e altre opere importanti, anche libri e legature, perché non giocava a biliardo, ma poneva sopra il tavolo libri, tra l'altro rarissimi, della storia germanica e tedesca della legatoria. E quindi buona visita. Oggi visiteremo il piano seminterrato di Villa Ceruti, quello che un tempo era un luogo di svago della villa, dove si trovavano ambienti dedicati al gioco, in particolare al gioco del biliardo, e poi una ricca cantina di vini pregiati che il ragionier Ceruti collezionava. È stato un ambiente molto rimodernato durante la ristrutturazione che è stata fatta dal 2016 al 2017 per portare all'apertura del museo al pubblico. Questo perché questi ambienti che si trovano sotto il livello della terra sono anche degli ambienti molto umidi e che quindi hanno richiesto un intervento di ristrutturazione particolare. In particolare il soffitto è stato ribassato per consentire il passaggio dei tubi che servono all'impianto di water mist e quindi alla tutela delle opere in caso di incendio e a tutti gli altri sistemi di prevenzione che un museo contemporaneo ha la necessità di avere e di disporre. Inoltre, come potete vedere, anche il pavimento e i muri sono stati ovviamente ritinteggiati e il pavimento adesso è una moquette particolare che ha sostituito invece l'originario piastrellato, quello tipicamente provenzale del resto della villa. E quindi in questo ambiente non troverete i mobili settecenteschi, francesi e piemontesi che abbiamo visto nelle sale superiori, ma un ambiente più conforme a quello dei musei contemporanei. In questa prima sala in particolare al centro un modellino in gesso patinato di Carlo Marocchetti, che rappresenta il monumento equestre che si trova proprio qui a Torino in piazza San Carlo. E poi alle pareti, in questa sala che è una sala quasi monografica, diciamo, dal punto di vista cronologico, opere che si inseriscono nella cronologia ottocentesca. Siamo in Italia, in particolare in Piemonte, e ci sono alcuni bellissimi esempi di pittura piemontese della seconda metà dell'Ottocento, in particolare alcune opere di Giovanni Battista Quadrone, pittore animalier che Ceruti amava particolarmente, che dipinge queste scene realistiche di interni e di esterni affollate di personaggi e di animali, in particolare di cani. Alcune opere importanti di Antonio Fontanesi, come il bellissimo paesaggio intitolato Autunno, e poi opere che vanno alla ricerca anche dell'Ottocento italiano, da Telemaco Signorini fino a Silvestro Lega, fino a Giovanni Fattori. E dietro di me, per esempio, vedete un dittico interessante. Anche qui siamo nella seconda metà dell'Ottocento, negli anni 60 dell'Ottocento,
Novecento. È un dittico del pittore Carlo Bossoli che rappresenta due vedute marine, una del porto di Genova con la sua lanterna e l'altra del porto di Livorno. Genova ovviamente luogo di affezione per Cerruti. Al centro si troverebbe il nudo disteso, un bellissimo nudo disteso di Boldini, che attualmente sta partendo per un prestito al Museo Marte di Rovereto. Ci troviamo in un corridoio laterale alla Sala dell'Ottocento, in cui la cronologia non è così stretta come quella della sala che abbiamo appena visitato, ma si fa più larga, dalle maglie più larghe, come abbiamo visto è tipico della collezione di Cerruti. Partiamo ancora da alcune opere di fine Ottocento, vedete alle mie spalle alcune opere di Antonio Fontanesi, Filippo Palizzi e Lorenzo Delleani, e poi andiamo verso il Novecento inoltrato. Alla mia destra, infatti, potete vedere uno dei Vanity Portrait di Andy Warhol, in particolare un'opera dedicata all'imprenditrice e modella Hélène Rochat, è datata al 1974. Questa serie dei Vanity Portrait è una delle serie più celebri di Andy Warhol, che ha terminato, o perlomeno ha messo da parte in quegli anni, le sue sperimentazioni filmiche ed è tornato alla pittura e alla serigrafia in particolare. Scelta la posa del committente, quindi della persona che voleva essere ritratta dall'artista, se ne faceva una serigrafia su una tela che già precedentemente era stata trattata con dell'acrilico. E come vedete in questo caso le pennellate di acrilico hanno un colore prevalente che è quello verde, e di solito ne venivano fatte più copie. La prima copia per il committente, quindi in questo caso per la signora Rochat, che veniva venduta a circa 25.000 dollari, e poi per il mercato invece altre copie erano messe a disposizione alla cifra di circa 5.000 dollari. Un'altra opera poco più avanti ci racconta la passione del ragioniere per Andy Warhol e probabilmente anche per un certo tipo di pop art. Si tratta di un'opera di poco successiva, siamo all'inizio degli anni 80, nel 1982. L'opera si intitola The Poet and His Muse ed è un'opera dedicata all'artista Giorgio De Chirico. Andy Warhol ha conosciuto attraverso la grande mostra newyorkese dell'inizio degli anni 80 al MoMA De Chirico, è rimasto affascinato dal suo rielaborare le tele su cui già nel periodo precedente metafisico aveva lavorato, quindi questa idea di replicare le sue stesse opere in una in un ciclo che diventa quasi infinito, in cui l'artista ripensa a se stesso. E quest'opera, The Poet and His Muse, è dedicata proprio ad un dipinto degli anni 50, della fine degli anni 50, di Giorgio De Chirico, intitolato Il poeta e la musa. Fra l'altro nella collezione Cerruti, sempre in questo corridoio, troviamo un'opera di Giorgio De Chirico intitolata Le tendresse cruelle, le tenerezze crudeli, risalente al 1926, che ha un'iconografia analoga. Di fronte alle due opere di Andy Warhol, sulla parete opposta invece troviamo un'opera di Giulio Paolini, datata al 1976-77, che ha un titolo emblematico, Ebla, che si riferisce ad un'antica città siriana, e in cui la superficie marmorizzata di un colore azzurro-verde nasconde frammenti di fotografie che ci riportano a Villa Borghese e alle sue auliche sale. Un'altra piccola sala attigua il corridoio che abbiamo appena visitato, alla stanza con le opere dell'Ottocento, è questa, che è stata denominata la Sala del Fontana perché, come vedete alle mie spalle, è dominata da questo concetto spaziale a tese del 1965, rosso, con quattro tagli e con questa cornice barocca voluta dal ragioniere stesso, che l'ha
applicata all'opera come abbiamo visto fare in altri casi. Al di sotto del Fontana una commode Luigi XV con un orologio, un bello orologio con elefante, sempre in stile Luigi XV. La commode è uno dei pochissimi arredi che si trovano in questa parte della villa che, come vi ho detto, è stata molto, molto rimaneggiata durante i restauri del 2016-2017 per l'apertura al pubblico. Però un'altra curiosità che ritroviamo in questa sala, anzi direi due curiosità, sono: una, l'acquerello del 1918 di Vasily Kandinsky, quello che almeno nella memoria del ragioniere è il primo acquisto importante che fece, quindi diciamo il capostipite della collezione, ed è interessante il fatto che si trovi proprio nel seminterrato su una delle colonne portanti della villa. E questo piccolo paesaggio cosmico, un macro e un microcosmo assieme, è un acquerello del 1918 dedicato ad un ufficiale tedesco, Ludwig Baer, che in quegli anni faceva la spola fra la Germania e Mosca, mettendo anche in contatto gli artisti russi con quelli tedeschi, quindi una figura cerniera fondamentale. Ed accanto una piccola opera di Franz Klein, datata al 1955, e quest'opera è altrettanto importante perché testimonia dei rapporti fra la collezione Cerruti e il castello di Rivoli. L'opera infatti fu acquistata dopo il 2004, dopo la grande retrospettiva di Franz Klein che si tenne proprio al castello di Rivoli in quegli anni. E ora ci troviamo nell'ambiente principale del seminterrato, la cosiddetta sala del biliardo, connotata, come potete vedere, da questo tavolo da biliardo che, curiosità, non fu quasi mai utilizzato in questa villa e dal ragioniere Cerruti. Infatti il suo allestimento non era diverso da quello che potete vedere oggi, se si esclude la teca in plexiglass che copre attualmente il piano. Infatti il ragioniere lo utilizzava già quando era in vita per esporre parte della sua collezione di libri, quella che abbiamo visto parzialmente allestita e conservata nel suo studio al piano superiore. E anche qui ci sono opere straordinarie di questa collezione, unica in Italia e per certi aspetti anche nel resto del mondo. In particolare qui davanti a me i 13 volumi della prima edizione della Recherche di Marcel Proust, ma sono 13 volumi particolari, preziosissimi, perché rilegati nel 1958 dal grande legatore parigino Paul Bonnet. Con questo stile radiante, con questi cerchi concentrici filettati d'oro che sono come un dispositivo ottico di perdita della coscienza all'interno delle pagine dei volumi. E quello che è interessante è che questa è prima edizione della Recherche, custodita nella collezione Cerruti, contiene in molti di questi 13 volumi 8 lettere autografe e indirizzate da Marcel Proust a vari personaggi del suo entourage, a varie sue conoscenze. Poi un altro libro a cui si può accennare è un libro della fine del 400, poderoso e imponente anche nell'aspetto, che sono le cronache di Norimberga, anche questo con la sua legatura originale. E poi un'altra prima edizione, solo del primo volume della Recherche, Ducotesch et Svan, che è un'altra prima edizione particolare perché era la prima edizione in possesso di un personaggio importante a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Henry Melville, che ritroveremo anche nella prossima puntata in una fotografia di Man Ray custodita qui nella villa, nella sala della musica, quella del pianoforte. E questa prima edizione dalla parte di Svan era proprio posseduta da questo personaggio, Henry Melville, che
Era un amico, era un conoscente di Proust, Proust gli era molto legato e a testimonianza di questo legame di amicizia nel frontespizio è conservata una dedica a questa figura, una figura di intellettuale, come vi ho detto, che fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento animava la scena culturale sia parigina che londinese. E alle mie spalle potete vedere insomma i capolavori e la cronologia che si dispongono nella sala del biliardo. Andiamo da un'opera poderosa e imponente del 1961 di Emilio Vedova, passando per un mobiletto con la Bibbia Sacra illustrata da Salvatore Dalì, che sorregge sul piano superiore, sul leggio superiore, il pezzo forse più antico della collezione Cerruti, datato al 1314, si tratta di un volume di antifonario con la sua legatura originale in legno e metallo e all'interno delle miniature realizzate da Neri da Rimini. E poi ancora questa figura accovacciata di Graham Sutherland, alle mie spalle il saldatore della velocità di Fillia, quindi siamo nel secondo futurismo, per passare poi alle amiche di Massimo Campigli, al bellissimo nudo, il bambino all'interno dello studio di Casorati, e poi un'opera importante, Sacco e Rosso, di Alberto Burri, siamo al 1954, un'opera importante anche dal punto di vista della provenienza, come molte altre opere della collezione Cerruti. Questa era fra le opere di Alberto Burri che la gallerista newyorkese Martha Jackson, che stava facendo negli anni 50 la fortuna dell'artista italiano negli Stati Uniti, decide di tenere per sé, per la propria collezione privata. Lei la chiamava Lower Red, rosso in basso, perché dava una particolare importanza, come molti americani e collezionisti dell'epoca, alla composizione dell'opera, quindi a questa figura quadrangolare rossa che si dispone sul margine inferiore della tela. Quando poi fu acquistato da Cerruti e dunque giunse qui in collezione, il suo titolo ritornò quello originario, Sacco e Rosso, a testimonianza del fatto che l'artista italiano in realtà dava anche grande valore, oltre che alla composizione dell'opera, anche alla materia che lo costituiva, quindi in questo caso dei sacchi di juta, sacchi alimentari, come capita in tutto questo ciclo famoso di Burri, che sono cuciti assieme a formare in questo caso una forma centrale, che è una forma quasi circolare, una forma sfaldata, una forma tagliata al centro e il cui taglio è enfatizzato nella sua profondità dalla presenza di un tessuto nero all'interno dell'opera, nell'intelaiatura. Accanto a Sacco e Rosso di Burri ancora un'opera, una malassunta di Osvaldo Licini, per concludere questa parete poi un'opera più recente del 1992, un'opera dell'artista italiano Gino De Dominicis, che guarda alla Gioconda di Leonardo. Questa è testimonianza del fatto che la collezione di Cerruti e in particolare questi ambienti del seminterrato si aprono anche all'arte degli anni 70, degli anni 80 e oltre fino al contemporaneo. E di fronte all'opera di Alberto Burri, in una teca si conserva una collezione nella collezione, la raccolta di opere grafiche e di incisioni di Francisco Goya y Lucientes. Vediamo attualmente esposte I Capricci e la Tauromachia. Prima di lasciare il seminterrato di Villa Cerruti, un ultimo sguardo a due pareti di questa sala. Siamo sempre nella sala in cui è contenuto il tavolo da biliardo che Federico Cerruti non utilizzò mai per giocare a biliardo, ma che utilizzò per esporre i suoi libri. E una parete ci testimonia ancora una volta di questo rapporto con la cronologia molto ampio e molto, molto interessante. Al centro
una croma di Piero Manzoni del 1959, in cui il tessuto imbevuto di caolino dà origine a questa griglia in cui un elemento pare ripetersi in maniera geometrica e costante quasi all'infinito, però questo aspetto dell'inorganicità del caolino lo ritroviamo anche nei dipinti che stanno accanto a quest'opera, nelle conchiglie di Filippo de Pisis e poi in questo paesaggio di Jean Fautrier, un bellissimo paesaggio astratto che sembra quasi uno dei suoi ostaggi, delle sue figure precedenti. E ancora, se guardiamo ai lati, invece l'inorganico diventa organico con delle figure di fiori. Un vaso di fiori con un piccolo ritrattino accanto per una natura morta di Filippo de Pisis su cartone, siamo sempre alla fine degli anni 20 del Novecento, e invece da questa parte un'opera di Emil Nolde con un tripudio colorato di fiori. Un ultimo sguardo a questa parete in cui sopra alla scultura di Armand campeggiano ancora un dipinto di Giorgio De Chirico, questi cavalli al galoppo del 1927 sulla spiaggia, e poi un'opera celebre del 1914 di Felice Casorati, le sue uova sul tavolo, in cui ancora, come nel caso di Manzoni o come nel caso della legatura di Bonnet, abbiamo un gioco ottico per cui soltanto avvicinandoci ci rendiamo conto, per esempio, del movimento della tovaglia con questi bolli verdi e del bordo inferiore della tavola. Conclude la visita al seminterrato la presenza di una cantina preziosa con una collezione di vini pregiati. Anche in questo caso, come nel caso del tavolo da biliardo, abbiamo dei vini pregiati, ma un collezionista di vini che di fatto è astemio, quindi non li beve, ma li colleziona e li tiene a disposizione dei suoi amici e delle persone che vengono qui in visita.